adesso arriva la terza con le migliori del campionato. Fino adesso abbiamo solo dimostrato di giocarcela con tutti veramente fino alla fine. E adesso è ora una di queste qua di portarle via. Speriamo domani di portarcela via, perché sapevamo che era difficile questo momento, l'abbiamo affrontato tra virgolette bene, perché comunque non è andarsela a giocare fino alla fine a Roseto, non è facile. La Luis sta facendo un campionato incredibile e andare a un canestro, un'azione, una palla dalla vittoria. Comunque c'è del positivo, adesso serve una vittoria. No, è una sensazione strana quando perdi una partita così, perché c'è da una parte la consapevolezza di aver fatto una buona partita, perché quello ci deve essere, perché con loro oggettivamente quest'anno fanno fatica tutti, hanno perso praticamente mai. Quindi sicuramente ci deve essere la consapevolezza che stiamo giocando come, non dico come le migliori del campionato, però ce la stiamo giocando con tutti a pari. Certo, la vittoria serve, quindi c'è anche poi che torni in spogliatoio e sai di aver perso, ha buttato via magari l'occasione di aver rubato 2 punti che valgono 4, perché con loro oggettivamente poi vincono in pochi. Dobbiamo essere convinti che siamo questi, cioè nel senso che sostanzialmente dobbiamo raggiungere la consapevolezza che giochiamo a pallacanestro in un modo che ci permette di giocarcela con tutti, cosa che a tratti non c'è stato durante la stagione, quindi diciamo di sì, diciamo di sì. Sicuramente noi giochiamo, il nostro gioco è cambiato un po', quindi sarà una partita diversa con loro. Sì, tempo di prepararla non ce n'è. Oggi, ecco, abbiamo questo allenamento per provare a sistemare qualcosa. Quindi quando capita così, vai in campo con quello che hai fatto fino adesso. Fino adesso diciamo che il lavoro è stato buono, sistemeremo qualcosina oggi, qualcosina domani mattina, provando a andare lì in un campo difficile. Sant'Antimo non è un campo facile, e andare a colmare quello che all'andata, come dicevi te, ci ha messo in difficoltà. Oggettivamente loro, ecco, sono una squadra esperta, fisica, e dovremo, ecco, compensare quello, portare il nostro gioco che adesso abbiamo trovato un po' più, abbiamo trovato fiducia in queste settimane, e provare a portarla via. Sicuramente, ecco, rispetto a altre squadre del campionato, sì, giocano, sono più strutturati, forse sono più strutturati, hanno un lungo che comunque il campionato taglia così, non ce ne sono tante, quindi sono più classici, diciamo. Sì, playmaker d'esperienza. Cercheremo, che ti dico, sì, cercheremo di adattarci anche a questa pallacanestro che a volte nel girone nostro si trova un po' meno, in effetti. Si trova, ecco, a Roseto, con loro, non sono tante altre squadre con i ruoli così ben definiti. Ci capitano tante squadre che magari giocano molto più piccoli, e quindi, ecco, sta a noi poi adattarsi ogni settimana a quello che trovi. Ho ancora qualche settimana per capire bene gli accoppiamenti, adesso può succedere di tutto, ci vogliono ancora 2 o 3 partite. Eh sì, la testa è anche a quello, a prepararsi per essere pronti poi durante la fase, i play-out sostanzialmente, per arrivare pronti a qualsiasi cosa, perché
quest'anno la formula è spietata, cioè, quindi l'obiettivo è arrivare pronti lì. La società, da quello che percepisco, è ambiziosa e andrà avanti sicuramente con obiettivi importanti. Ecco, poi in questo momento della stagione, se saranno insieme o no, se questo, cioè non c'è nemmeno la testa adesso a quella cosa. Quindi si vedrà come ogni anno poi in estate saranno più chiare le cose. Sicuramente so che Avellino è ambiziosa, questa stagione lo è stata, abbiamo avuto delle difficoltà, il prossimo anno sarà ambiziosa ugualmente, quindi poi ci sarà, ecco, il nuovo campionato, quindi sicuramente tutti dovranno capire come funzionerà, perché sarà totalmente diverso.